Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del come fare. Oggi più che come fare parliamo dei ferri circolari, perché nell'assistenza spesso ci viene chiesto come si possono avvitare i vari cavetti, che cosa servono, tutti i vari accessori che ci sono, e quindi arriviamo al dunque e lo facciamo vedere immediatamente. Allora, qui vi ho preparato un po' una sezione molto molto ristretta dei nostri cavetti circolari, che ci sono quelli che hanno già le applicazioni, poi anzi facciamolo adesso, non lo facciamo dopo, tiriamoli fuori adesso. Allora, questi cavetti qui sono i cavetti che hanno i ferri circolari, che hanno già i cavetti applicati, quindi sono saldati sul ferretto, e come vedete sia da una parte che dall'altra c'è questo ferro, questo cavetto attaccato a questo ferretto, quindi questo è un ferro in un unico pezzo. Ha i suoi vantaggi, perché c'è chi si trova bene con questo tipo di ferro circolare, in quanto utilizza determinate misure che sono sempre quasi standard, ma c'è chi si trova meglio anche con un'altra tipologia di ferro. Che sarebbero questi? Allora, questi sono i ferri dove si possono applicare invece i cavetti, e li si presentano in questo modo. Quindi ferri lineari, all'interno vi è scritta proprio la parte con i numeri, non so se si vede bene, con il numero del ferro, e qui vi sono delle apposite zigrinature per inserire i cavetti, che adesso vediamo subito. Sappiamo che la lavorazione del ferro circolare serve soprattutto per cappelli, le calze, ma ci sono anche molti che lo utilizzano addirittura per fare la maglia, e ogni volta che dobbiamo effettuare una lavorazione abbiamo bisogno, se sicuramente si vuole fare una calza, avremo bisogno di un diametro molto più stretto di quello di un cappello, ed ecco perché noi della Tessiland abbiamo tutti i vari cavetti nelle varie misure. Voglio precisare una cosettina, dopo la mettiamo anche qui sotto, sotto il link troverete questa scheda, perché nel momento in cui acquistate un cavetto con misure da 40 cm, il cavo di per sé misurerà 23, perché viene calcolato sempre un attacco del cavetto 40 cm compreso del ferro. Quindi questa misura è completa, cioè 40 cm è una misura completa. Quindi per i 40 cm avremo un cavetto che misura 23, per un 60 cm avremo un cavetto che misura 35, per 80 cm 56, per 100 cm 76, per 120 cm 96, e per 150 cm avremo un cavetto che misura 126. Ma vediamo un'altra piccola particolarità, e ve la voglio far vedere attraverso un altro prodotto sempre Tessiland, che è il set completo. Ve lo apro davanti a voi in modo da poter anche vedere all'interno cosa si presenta. Allora, prima di tutto già la confezione di per sé è molto molto comoda, perché potete distribuire tutti i vostri ferri, avere tutti i vostri ferri in un'unica soluzione, quindi sicuramente è molto più comodo degli altri, almeno questo per me è molto più comodo. All'interno troviamo i cavetti, eccoli qui, i tappini, che subito vi spiego cosa servono, e quest'altra piccola chiavettina. In più ci sono anche le istruzioni, purtroppo non sono in italiano, ma ci sono anche le istruzioni. Vediamo subito come montare un cavetto, un ferro circolare col cavetto, chiedo scusa. Allora, nel momento in cui noi abbiamo il nostro cavetto, lo apriamo, lo metto qui, ecco qua, inseriamo il ferro
all'interno del cavetto in questo modo. Facciamo un giro sempre, io vi consiglio sempre di fare un giro al contrario e poi un giro dritto in questa maniera. In questo modo noi riusciamo ad avvitare, spero che si veda bene, ma nel momento in cui dobbiamo andare a stringere, perché nella lavorazione sicuramente il cavetto potrebbe allentarsi, ed ecco perché abbiamo bisogno di questa piccola chiavettina. Eccola qui, tiriamola subito fuori, che sarebbe nient'altro che questa piccola chiavettina qui. All'interno del cavetto, nell'estremità, vi è un forellino. Inseriamo all'interno del forellino e giriamo per avvitare. Date una bella avvitatina in questo modo e così il nostro ferro è attaccato benissimo al cavetto e pronto anche per la lavorazione. Questa sezione che noi abbiamo visto prima corrisponde a tantissimi ferri, numeri di ferri, quindi in un'unica soluzione voi avete il numero 4, il 4,5, il 5, il 6, il 7, l'8, il 9, che sarebbe questo, e il 10. Quindi con un'unica soluzione potete lavorare come volete. Ma cosa succede? Nel momento in cui noi abbiamo deciso di fare un cappellino da bimba, questo cavetto, che sarebbe il cavetto medio, ci può andare anche bene. Ma mettiamo caso che vogliamo allargare la nostra lavorazione e aggiungere un altro tipo di cavetto. Prendiamo un altro cavetto che c'è sempre nella confezione. Come facciamo adesso per poter inserire una lunghezza maggiore, per poter fare magari una maglia? Perché la bellezza del ferro circolare è quella di avere un prodotto senza cuciture. Ed ecco che noi ci avvaliamo di quest'altro piccolo accessorio per i ferri circolari, che sono nient'altro che dei connettori, cioè sono quelli che possono essere utilizzati per allungare il nostro lavoro maglia. Prendiamo il nostro connettore, anche qui all'interno vi uscirà una chiavetta, eccola qui. Prendiamo il nostro ferro, ecco qua, uniamo il connettore, quindi lo andiamo a mettere su questo lato qua, prendiamo la nostra chiavetta e lo stringiamo, quindi inseriamo all'interno e stringiamo, poi prendiamo l'altro ferro, l'altro cavetto, chiedo scusa, stringiamo ancora, eccolo qua, io giro, eccoci qua, siamo arrivati. Quindi abbiamo creato in questo modo un cavetto molto più lungo, con un diametro che è all'incirca, in questo caso il nostro diametro sarà circa 40 se non 50 centimetri. E poi all'estremità possiamo mettere sempre il nostro ferro in questo modo qua. Perfetto. Sempre stringere bene anche con le chiavette, che sono tutte in dotazione. Quindi ricordatevelo sempre questo, perché nel momento in cui andate a lavorare vi potrebbe succedere che si allentano un pochettino, quindi voi stringete in questo modo e potete lavorare tranquillamente. Qualcuno in assistenza ci ha chiesto sempre: ma che sono quei tappini neri che vediamo nel momento in cui ci arrivano i cavetti? Ve lo spiego subito. Abbiamo finito il nostro lavoro, quindi vogliamo andare a posare i nostri ferri. Noi stacchiamo i ferri, li possiamo riposare tranquillamente e inseriamo il nostro tappino. In questo modo il lavoro che abbiamo creato sul nostro cavetto non potrà uscirne fuori e rimarrà molto sicuro. Benissimo, anche questa volta è finito. Lo so che non è un come fare, ma siccome molte amiche ce l'hanno chiesto di poter vedere giustamente come si lavorano, come si mettono a posto questi ferri, cosa sono i vari accessori all'interno delle varie confezioni e anche quante sono le possibilità immense di poter
utilizzare i ferri circolari con i vari connettori, i vari cavetti e quant'altro, che mi sembrava anche doveroso farvelo vedere. Quindi io vi raccomando sempre di azionare la campanella, iscrivervi al canale, perché ci sarà una grande novità. Quindi iscrivetevi al canale e soprattutto mettete like se vi è piaciuto, e scrivete anche nei commenti se avete bisogno di qualche altro piccolo consiglio. Per adesso è tutto e io vi saluto. Ciao!